Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Vi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono teleradiobottolengo@gmail.com e 030 95 17 483. Ci trovate operativi il venerdì sera dalle ore 19.30 alle ore 22 circa presso il nostro studio televisivo, situato all'interno del centro pastorale. Ulteriori contatti li potete avere direttamente con i nostri operatori, Mary Roversi, Vittorio Barbieri, Eleonora Fioletti, Mino Norini, Luigi Cè, Mirko Marini, Alessia D'Ancelli, oppure lasciando i vostri messaggi presso l'ufficio parrocchiale aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 11. Ed ora lasciamo spazio all'editoriale di Don Arturo, che oggi ha per titolo La giornata per l'Università Cattolica. Cari amici, questa domenica, 30 aprile, in tutte le parrocchie italiane si celebra la giornata per l'Università Cattolica del Sacro Cuore, giunta alla 93esima edizione. L'appuntamento, quest'anno sul tema Studiare il mondo e già cambiarlo, rappresenta uno sguardo di attenzione, stima e sostegno reale dei cattolici italiani verso una grande istituzione di prestigio che in Italia ha formato generazioni di professionisti distinguendosi per rigore scientifico e lungimiranza. Nata dall'intuizione di padre Agostino Gemelli, l'Università Cattolica, che ha una sede importante anche a Brescia, da quasi un secolo si è confermata come uno dei luoghi più significativi per la formazione delle nuove generazioni nel nostro paese. Nell'ordinaria vita delle comunità cristiane, la ricorrenza merita di essere riscoperta come occasione di riflessione. Il frutto della colletta nazionale dell'anno scorso si riassume in alcuni dati significativi. 1.500 ragazzi della scuola superiore coinvolti in iniziative di orientamento, 240 contributi di solidarietà a studenti in difficoltà, 360 borse di studio per corsi di alta formazione e per scambi internazionali, migliaia di giovani coinvolti nella più importante indagine sulle nuove generazioni in Italia. Sono solo alcuni dei progetti finanziati dall'Ateneo dell'anno scorso, sostenuti dalla comunità cristiana. Un autentico atto di fiducia nei giovani, che sono il vero motore del cambiamento. Nella realtà locale, la nostra, l'Ateneo Cattolico si propone di offrire ulteriori opportunità, anche guardando allo sviluppo economico del territorio e alla qualificazione di mature professionalità. È il contributo prezioso e originale che la Cattolica intende promuovere nel futuro. Le comunità cristiane, convinte che nei giovani non ci siano solo timore e rassegnazione, celebrano la giornata dell'Università Cattolica, scegliendo di guardare con fiducia ai giovani e al bene del Paese. Il tema annuale, studiare il mondo e già cambiarlo, esprime la consapevolezza del ruolo della cultura e della competenza nel progetto di società più giusta e accogliente, come Papa Francesco ripete in ogni incontro con i giovani. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e serena settimana a tutti. Ed ora alcuni avvisi. Oggi alle ore 20.45 il concerto di primavera. Offerta libera a sostegno dei nostri cori, adulti e bambini.
Martedì 2 maggio alle ore 21 la riunione per i collaboratori per la festa dell'oratorio 2017. Martedì 3 maggio alle ore 16:15 il Santo Rosario in oratorio per tutti i bambini. Giovedì 4 maggio alle ore 15 la Bella Età festeggia San Gottardo, Santa Messa e merenda al Bellavere. Venerdì 5 maggio alle ore 20:30 l'incontro di formazione per assistenti GREST 2017. Domenica 7 maggio alle ore 14:30 il ritiro dei ragazzi del quinto anno. Alle ore 20:30 in oratorio l'incontro dei genitori, padrini e madrine dei ragazzi del quinto anno. Presso il bar dell'oratorio sono disponibili moduli per l'iscrizione al campo estivo in montagna e vacanza al mare. In comune invece si tengono le iscrizioni al GRES 2017. Rinnovo libretto sanitario. Per tutti i collaboratori dell'oratorio, martedì 9 maggio o mercoledì 10 maggio alle ore 21 in oratorio, le iscrizioni presso il bar dell'oratorio. La parrocchia, in collaborazione con il gruppo Bella Età, organizza per il 10 maggio la gita di primavera al Parco Sigurtà, il parco più bello d'Italia, considerato il secondo più bello d'Europa. 50 ettari di parco giardino. Visitare il parco significa immergersi in un Eden, fatto di profumi e colori. Dalla primavera all'autunno è possibile assistere a ben 5 fioriture, tulipani, iris, rose e ninfee. Le iscrizioni si ricevono presso Mariangela Bianchi al numero di telefono 340 23 95 645. Programma. Alle ore 8 la Santa Messa in oratorio. Alle ore 8:30 partenza. All'arrivo visita al parco, che può essere fatta a piedi, in trenino al costo di 3,50 euro a persona oppure in bicicletta al costo di 3 euro a persona. Il pranzo potrà essere consumato al sacco nelle zone attrezzate lungo il tragitto, nei pressi dei chioschi dove si potranno acquistare bibite e panini o al ristorante previa prenotazione. Il costo del pranzo al ristorante si aggira sui 20-25 euro. Nel pomeriggio visita Valeggio sul Mincio e a Borghetto. Il rientro è previsto per le ore 19. Il costo del viaggio è di 27 euro. Pullman e ingresso parco sono compresi. Sentiamo ora, direttamente dal primo cittadino, Giacomo Massa, un breve excursus storico sul nostro cimitero e a seguire l'intervento eseguito sul portale d'ingresso e la benedizione del nostro parroco Don Arturo. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui, purtroppo ne ho molti numerosi, ma al meglio credo che si commenti da sé. Sarò particolarmente celere perché ci tengo che anche l'assessore Ferretti, che ha collaborato in modo attivo al coordinamento e alla pianificazione dei lavori, possa avere anche il suo spazio. Io un breve cenno storico, visto che vedo anche la telecamera che non me l'aspettavo, quindi vi ringrazio anche della Radio Bottolengo. Il nostro Camposanto ha questa conformazione circa dal 1834 e poi quei vari ampliamenti che si sono succeduti. Ma facendo una breve passo indietro, un brevissimo escursus storico, visto che sono appassionato di storia, Camposanto proprio era, è sempre stata questa la dicitura, perché in origine, soprattutto prima dell'Ottocento, i cimiteri erano annessi e connessi al centro storico, in modo particolare agli edifici di culto, con questo Camposanto proprio che era nelle vicinanze della chiesa parrocchiale, come era tra l'altro a Bottolengo. Don Arturo abita esattamente nell'ex cimitero di Bottolengo. Bene. E poi sapete che col dominio napoleonico, sia nel Regno di Francia e poi con l'editto della polizia mortuaria nel 1806, anche nel Regno d'Italia vi furono queste disposizioni che comportavano il fatto di traslare i camposanti e i cimiteri al di fuori dalle mura, in luoghi appunto maggiormente salubri, non a contatto con la popolazione, e quindi anche a Bottolengo con una delibera del venerdì 9 dicembre del 1808, l'allora sindaco Francesco Marini diede e commissionò a un certo signor Pietro Facchi, vedete i nomi si ripetono, ma anche nella storia,
la realizzazione delle mura appunto del Camposanto. Poi ci fu nel 1834 il portale, che quest'oggi inauguriamo rinnovato, restaurato, e dal 1834 si succedettero una serie di modifiche, di ampliamenti e di discorrenti. Quindi questo è un intervento di quest'anno 2017 estremamente importante, perché la facciata da tanti anni, da molti anni, a direi quasi secoli, non veniva rinnovata, e quindi ringrazio tutti coloro che hanno comportato e compartecipato a questa iniziativa. I tecnici che vedo presenti dall'ufficio tecnico per appunto questo recupero di questo stile appunto neoclassico. Ringrazio anche alcuni cittadini qua presenti, in particolare Giuseppe, perché se andate a leggere il nostro programma dell'anno 2012 elettorale non vi era nessun riferimento al cimitero, al Camposanto. Poi l'esperienza, il contatto con i cittadini, l'ascolto appunto ci hanno fatto prendere atto di una situazione che meritava davvero grande attenzione. Quindi sono veramente contento di essere qui oggi, magari Andrea dai anche tu un rimando relativamente ai lavori fatti. Io concludo dicendo che oltre ai lavori che verranno appunto descritti, sono state apposte qui a fianco delle telecamere appunto per il governo della sicurezza, è stata internalizzata la gestione della votiva, così da poter avere un'armonizzazione, un beneficio dal punto di vista economico, e tante attività straordinarie, tra cui le ostimulazioni che sono state fatte. Ci avviciniamo per la prima volta nella storia di Gottolengo a un decennio per la quale non ci sarà un ampliamento del cimitero. E questa è anche una strategia amministrativa, perché vuole nella gestione ordinaria trovare gli spazi e rinnovo per poter consentire non continue espansioni ma una gestione efficiente. Quindi grazie anche a Don Arturo che qui ci ospita. Adesso ti ricordo nel mio breve discorso storico la benedizione del Camposanto venne data il 16 gennaio del 1809 da parte dell'allora parroco Celso Boni, e quindi ora in continuità Giacomo e Don Arturo rinnovano questo edificio. Prego Andrea. Sì, come dice Giacomo, non era il nostro programma elettorale l'intervento del cimitero, sta di fatto che durante gli anni dell'amministrazione ci siamo accorti che l'intervento era improrogabile. Quindi 2 anni fa siamo riusciti a trovare le risorse necessarie, abbiamo funzionato in modo particolato e siamo riusciti a svolgere 2 lotti di 3. Lotti riguardano il primo punto di facimento del portale esterno degli intonaci della ripunteggiazione della Cesina ad opera della ditta Castellini per un'opera di 30.000 euro. Il secondo lotto diviso in 2 stralci, il primo riguarda il rifacimento delle coperture delle tombe cimiteriali e degli occhi, che il 50% è a carico dei proprietari del cimiteriali. Il primo straccio riguarda il rifacimento della parte più nuova del cimitero, delle guaine che tempo siano lacerate, abbiamo creato le infiltrazioni anche, era anche caduto dei calcinaci. L'ultimo lotto che rimane da fare, e si spero di compierlo nella prossima amministrazione, è il rifacimento del verde e delle decorazioni comunali. Sovrintendenza permettendo. Esatto, fino ad ora ci ha dato l'ok, manca l'ultimo lotto. Bene, io direi che col sole arrivano anche alcuni nostri amati concittadini, e quindi direi che possiamo dare la parola a Don Arturo per la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, la pietà cristiana ci ha riuniti per la benedizione di questo portale e ambienti annessi rinnovati di questo cimitero, dove i nostri corpi mortali riposeranno finché spunti il giorno glorioso del Signore. Da questo luogo di pace innalziamo gli occhi alla Santa Gerusalemme e contempliamo il Cristo risorto dai morti e asceso al cielo, e con lui Maria assunta in corpo e anima alla gloria del Paradiso. Egli che ci ha comandato di attenderlo operosi e vigilanti, ci unisca al suo trionfo nel giorno della resurrezione.
preghiamo. Ti benediciamo, Dio giusto e santo, fonte di ogni consolazione. Tu hai stabilito che i nostri corpi mortali ritornino alla terra dalla quale furono plasmati, ma per un dono della tua misericordia hai mutato la dolorosa sentenza di morte, eredità del peccato, in una suprema testimonianza di amore. Tu hai provveduto per Abramo, padre dei credenti, una sepoltura nella terra promessa. Hai esaltato l'opera di Tobia nel pietoso ufficio di seppellire i morti e hai voluto che il tuo unico figlio venisse deposto in un sepolcro nuovo, dal quale è risorto vincitore della morte per darci il pegno della resurrezione futura. Ora ti preghiamo, Padre, benedici i lavori di questo nostro cimitero che così si rinnova, luogo santo preparato per l'inumazione dei corpi all'ombra della croce, perché sia un luogo di quiete e di speranza. Qui riposino in pace le salme dei fratelli e delle sorelle defunti, nell'attesa dell'avvento glorioso del tuo figlio per risorgere con lui alla vita immortale. Qui il nostro cuore si apra alla beata speranza di cui salgano preghiere di suffragio a te gradite, perché quante riposano in Cristo lodino senza fine la tua misericordia. Tu che vivi e regni dei secoli, amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre, amen. Siamo dati Gesù Cristo, dai. Vado? Posso? Dai. Via! Si apre il cancello. Stavo dicendo lunga vita, ma non è il caso. Peccio. Sì. Tanto il posto c'è, no? Il posto che l'ha fatto anche. Proseguiamo con la Santa Messa. E Don Arturo, confermate di essere brevissima, quindi fermatevi. Avete visto anche che è riemersa, restaurata la fontana ottocentesca? È stata ripulita, sistemata? Qui abbiamo riposizionato la stela e la lastra. Adesso la lapide la ripintureremo, così con gli orari, però è tutto gli orari della stagione. Qua c'è. Nelle prossime settimane, sarà quello di fare due muretti centrali. La festa del lavoro o dei lavoratori ha una lunga tradizione. Il 1 maggio nasce infatti a Parigi, il 20 luglio del lontano 1889. L'idea venne lanciata durante un congresso, riunitosi nella capitale francese per chiedere alle autorità pubbliche di ridurre la giornata lavorativa a 8 ore. Perché il 1 maggio? La scelta della data non fu casuale. Si optò per il 1 maggio perché 3 anni prima, nel 1886, un corteo operaio svoltosi a Chicago era stato represso nel sangue. A metà del 1800, infatti, i lavoratori non avevano diritti. Lavoravano anche 16 ore al giorno in pessime condizioni e spesso morivano sul luogo di lavoro. Il 1 maggio 1886 fu indetto uno sciopero generale in tutti gli Stati Uniti per ridurre la giornata lavorativa a 8 ore. La protesta durò 3 giorni e culminò il 4 maggio in una vera e propria battaglia in cui morirono 11 persone. L'iniziativa superò i confini nazionali e divenne il simbolo delle rivendicazioni degli operai che in quegli anni lottavano per avere i diritti e condizioni di lavoro migliori. Così, nonostante la risposta repressiva di molti governi, il 1 maggio del 1890 registrò un'altissima adesione. Oggi quella data è festa nazionale in molti paesi. Nel 1923 sotto il fascismo venne abolito il 1 maggio e la festa dei lavoratori confluì nel Natale di Roma, 21 aprile,
leggendaria data di fondazione della capitale nel 753 a.C. Nel 1947, infine, la festa del lavoro e dei lavoratori divenne ufficialmente festa nazionale. Riunione del Consiglio Comunale. Mercoledì 3 maggio 2017 alle ore 18 per la trattazione del seguente ordine del giorno. Oggetto numero 1, lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, del 29/3/2017, dal numero 15 al numero 24. Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 ai sensi dell'articolo 227. Comunicazioni del sindaco, presentazione e relazione di fine mandato. Ed ora la rubrica di Ortolengo e Fantasia. Le previsioni meteo. Questa settimana dovremo tenere l'ombrello a portata di mano. Avremo una spiccata variabilità con giorni piovosi e giorni dove il sole farà capolino. Le temperature saranno fresche e toccheranno gli 8 gradi di notte, mentre non supereranno i 20 gradi di giorno. Nel taglio del prato si può procedere alla raccolta e allo smaltimento dell'erba, oppure lasciare i residui d'erba sul prato durante la rasatura con la tecnica del mulching. Il mulching è una tecnica di taglio del prato che sta prendendo sempre più piede perché consente notevoli risparmi in termini di tempo oltre a portare vantaggi all'ambiente. Riduce infatti la produzione di rifiuti e favorisce lo sviluppo di un apparato radicale più profondo e sano, che aumenta la resistenza del prato nei confronti di malattie, siccità e insetti. Questa tecnica prevede il rilascio dell'erba tagliata sul prato dopo un'intensa triturazione. Una lama rotativa imprime al prodotto tagliato una spinta verso l'alto. All'interno del carter che racchiude la lama, la stessa erba viene tagliata più volte, fino a essere ridotta in pezzetti, e viene distribuita sul manto erboso dove si decompone rapidamente, senza creare ammassi in superficie. È particolarmente diffuso nel nord Europa e negli Stati Uniti, territori in cui le superfici adibite a prato raggiungono notevoli dimensioni e la raccolta e lo smaltimento di elevate quantità di erba tagliata possono risultare difficoltosi. Questa tecnica è comparsa negli anni 90 come spinta a ridurre l'enorme quantità di residui destinate alle discariche di alcune città americane, dove in estate l'erba poteva costituire anche il 50% del flusso di materiale conferito in discarica. Il bombo. Il bombo è una grossa ape che vola dalla primavera all'autunno nei prati e sui pendii soleggiati, nei campi e nei giardini. Come l'ape, è un insetto sociale che vive in colonie matriarcali, dove solo la regina è feconda e supera l'inverno e il letargo, mentre i maschi e le operaie muoiono prima della stagione fredda. Il bombo è considerato un utilissimo insetto impollinatore, grazie alla particolare forma del suo apparato boccale. Per questa caratteristica, infatti, è l'unico a fecondare alcune piante di interesse agrario, come il trifoglio e il pomodoro. Molti agricoltori si avvalgono infatti dell'opera dei bombi, allevati in apposite arnie, ma bisogna considerare che la specie è molto sensibile agli enti parassitari e per questo il loro utilizzo in agricoltura deve avvenire in coltivazioni con basso uso di questi prodotti. Come aiutarlo? Per aiutarlo a nidificare, interrate un vaso capovolto con il fondo che sporge leggermente e riempitelo per metà di segatura, truccioli, foglie secche o muschio, riparandolo dalla pioggia con una larga pietra. È un insetto molto rumoroso ed è noto per il suo ronzio durante il volo. Molti credono che il rumore sia dovuto allo sbattere delle ali. In realtà il forte ronzio è provocato dalla vibrazione dei muscoli del volo, che fanno vibrare l'intero addome,
aumentando tra l'altro la temperatura all'interno del torace, indispensabile per il metabolismo dell'insetto. Sul territorio italiano sono presenti più di 40 specie di bombi. Il maniscalco e la ferratura, ieri e oggi. Il maniscalco è l'artigiano che si occupa della ferratura degli animali domestici. Il vocabolo deriva dal tardo latino mariscalcus, che significa addetto ai cavalli. È un lavoro resosi necessario con l'addomesticamento di animali selvatici. Allo stato brado, infatti, animali come i bovini e gli equini, camminando per lo più su terreni erbosi o comunque non duri, hanno un consumo degli zoccoli compensato praticamente dalla normale ricrescita. In quelli addomesticati, invece, dovendo camminare soprattutto su strade e terreni duri, spesso anche sotto sforzo, il consumo dello zoccolo è più rapido della ricrescita, per cui si rende necessaria la ferratura, cioè la copertura dello zoccolo con piastre di ferro, per evitare che l'eccessivo consumo dello zoccolo venga a scoprire la carne più viva del piede, impedendo all'animale di camminare. Questo è il lavoro specifico del maniscalco, che deve appianare lo zoccolo, pareggiamento, e fare delle lastre di ferro su misura, da applicare sotto gli zoccoli degli animali. Di frequente era il fabbro stesso a svolgere il lavoro del maniscalco, che forgiava i ferri, li modellava e li applicava. Per ferrare i bovini ci si serviva di una struttura fatta con travi di legno, chiamata travaglio, mentre per gli equini bastava un semplice cavalletto di legno per sostenere il piede da sistemare. Molto utile al maniscalco erano il proprietario dell'animale, che ne conosceva difetti ed anomalie dell'andatura, e il veterinario, con cui poteva concordare gli accorgimenti da adottare. Dal 15 maggio al 15 giugno è possibile partecipare in modo gratuito al concorso della Bassa Bresciana, dal tema Balcone Fiorito. Partecipano al concorso di abbellimento di balconi, davanzali, angoli fioriti, viali, vicoli ed ingressi i comuni di Alchianello, Calvisano, Carpenedolo, Fiesse, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Pavone del Mella, Remedello e Visano. Le iscrizioni per Gottolengo si ricevono entro il 20 maggio presso il bar Punta Capo, Pier Abbigliamento e Gelateria Sotto Zero. Ed ora il calendario liturgico pastorale della settimana. Oggi, domenica 30 aprile, a San Girolamo, alle ore 18:30, la Santa Messa, in suffragio del defunto Lini Franco. Lunedì 1 maggio si ricorda San Giuseppe Lavoratore. Alle ore 8 la Santa Messa per i defunti, Bonandi Piero e Beduschi Mario. Alla Contrada dell'Incidella, alle ore 20:30, la Santa Messa presso la famiglia Bianchi Aldo e Marilena, Cascina Baldone, in suffragio dei defunti, vivi e defunti della Contrada dell'Incidella. Martedì 2 maggio si ricorda Sant'Atanasio. In oratorio, alle ore 8 la Santa Messa. A Solaro, alle ore 18:30, la Santa Messa per i defunti, Piccinini Rosa e Cappelloni Gualtiero, e in oratorio, alle ore 20:30, il rinnovamento nello spirito, adorazione eucaristica e preghiera di guarigione. Alle ore 20:30, il Santo Rosario presso la famiglia di Ronchetti Luciana al villaggio Franzoni 35. Mercoledì 3 maggio si ricordano Santi Filippo e Giacomo. In oratorio, alle ore 8, la Santa Messa per il defunto Bacchiocchi Giuseppe. All'Incidella, alle ore 18:30, la Santa Messa per la defunta Rina Sbroffatti. Alle ore 20:30, il Santo Rosario presso la famiglia di Bulgari Pierangelo e Miriam alla Cascina Recolo. Giovedì 4 maggio si ricorda San Gottardo. Alle ore 10 a San Gottardo la Santa Messa per Cappellania e Fabbriceria Rodella. Alle ore 15 la Santa Messa a San Gottardo per i defunti Luigi, Nicole e Assunta. E alla Casa di Riposo alle ore 16:30 la Santa Messa per i defunti Pasqua Cornali, Tommasoni Margherita e Pino. Alle ore 20:30 il Santo Rosario presso la famiglia Tira, Guglielmo e Stefania al villaggio Incidella. Venerdì 5 maggio è il primo venerdì del mese. Alle ore 8 la Santa Messa in oratorio,
alle ore 15 in oratorio l'adorazione eucaristica e al cimitero alle ore 18.30 la Santa Messa per il defunto Angelo. Alle ore 20.30 il Santo Rosario presso la famiglia Cuglioli, Vincenzo e Elena, in via Beato Tovini 14. Sabato 6 maggio presso la casa di riposo alle ore 16.30 la Santa Messa per il defunto Olini Francesco e Rodella Tiziana. In chiesa parrocchiale alle ore 18.30 la Santa Messa per il defunto Angelo Ester Eni Galelli Costanza. E alle ore 9 fino alle ore 11 le confessioni in chiesa parrocchiale. Domenica 7 maggio in chiesa parrocchiale alle ore 8 la Santa Messa per i vivi e i defunti della Compagnia del Sacro Triduo. In chiesa parrocchiale alle ore 10 la Santa Messa e processione degli altari per i defunti della famiglia Bonaglia, Bianchi e Celsa, Andrea e Angela. In oratorio alle ore 15 l'ora di guardia. In chiesa parrocchiale alle ore 16 il battesimo di Resconi Rachele. E in chiesa parrocchiale alle ore 18.30 la Santa Messa per i defunti Lorenzi Giuseppe, Fausta, Arturo Evaristo, Benini Maria e figli. E con questo è tutto. Vi lascio la visione dei giochi in oratorio di sabato 29 aprile e vi auguro una buona domenica e una buona settimana.